a form of poetry called The Abundance Song, because the scheme of Lucidity and Death is a poem that is found in all of the Romans, language and later, as a particular structure. It was also a particular characteristic of British and Irish folk poetry from the period of the late Middle Age until the 19th century. It used to be in Europe and later in America, Australia and North Africa. This type of poetry was often used by poets and composers since the 18th century to produce lyrical ballads. Although the ballad was born in Middle Ages, ancient times some of essential ways were witnessed in the work of Homer and Virgil. The ancient ballad was originally accompanied not only by the music, but also the dancing. The etymology is uncertain, although most scholars incline to the Provençal term dance. The metric is typically Italian, and its origins are to be found in Florence and Bologna. Behind finale lies by Stillo Visti and Francesco Petrarca. And the early 20th century come back into fashion thanks to the metric evocation performed by some poets such as Carducci, Giovanni Pascoli and Gabriele D'Annunzio. The most significant example of the ballad can be found in Guido Cavalcanti. Having to accompany the singing and the round dance, the ballad had its rhythmic rules. It was composed and introduced chords, followed by one or more stanzas, chorus runes sung by the soloist, and a chorus, said recovery, that was repeated after every rumen sung by a choir. The same room recalled the refrain with his final rhyme. Belonging to the oral tradition, one of the most popular genres of the Middle Ages, the ballad, was a kind of danceable song, who told of stories from the repertoire of folk tales or historical characters. The formula of the medieval ballad included a simple narrative structure based on rhythm quatrains. The ballad themes were varied, ranging from love, hate, the supernatural, to outlaw, story of heroes, to religion. Chiamavano Bocca di Rosa, mettevano nome, of romantic poetry of German origin and English, which tells the heroic past, legend and fantastical pictures. Unlike the medieval ballad, the romantic ballad has a definite moral. In modern ballad, it is used even today,
our representative measure is found. Ai tempi del Far West, tra spruzzo due burlanda, passava il sentiero del silenzio. O in cune aspi, scunti tra i danesas, ai giovens per non brilla fregas. O in cune la faccia segna nulla, o in carica tunella. E ci vio in leva già, con l'abito in spada, Allora, siamo qui oggi a provare una nuova, direi proprio di no, una piccola francesina, la Clio del 2007, come vi può raccontare il mio collega qui di fianco. Cosa ci parli di questa Clio? Ma Clio del 2007, cioè un 1200 da 60 cavalli, 4 cilindri. Sembra una bella macchina, rifiniture, devo dire che van bene, anche il motore è brioso. La Renault Clio 1200 è spinta da un propulsore 1200 a benzina 4 cilindri aspirato che eroga la potenza di ben 60 cavalli. Molto bene, anche lo stereo devo dire che va bene, come può confermare il collega. Certo, la mia macchinetta va sempre bene. Diciamo che non mi tradisce, almeno per adesso, anche con su circa 56.000 km non dà grandi problemi, anzi lo sterzo è molto fluido, il motore è brillante, anche se ai bassi, si sente un pochino la sofferenza dovuta ovviamente alla mancanza di qualche cavallo, però tuttavia è una buona macchinetta, diciamo, molto molto carina, molto versatile date le sue dimensioni. Infatti non è che sia proprio grandissima, nelle stradine si destreggia, quindi macchinetta adatta anche alla città, diciamo. Inoltre le sue dimensioni, appunto, che non sono né troppo grandi né troppo piccole, permettono di stare in comodità 5 persone dentro l'abitacolo. Infatti, come possiamo vedere, la macchina è omologata per 5 persone. Optional di questa macchina ha l'aria condizionata,
poi niente, solo l'aria condizionata. Però diciamo che anche solo avendo l'aria condizionata si fa rispettare come macchina. Vediamo la partenza com'è. Beh, scatto fulmineo direi. Direi proprio di sì. Non c'è ombra di dubbio, direi, su queste performance di questa macchinina francese. Adesso passiamo al lato economico. Quanto costa questa macchina? Una macchina del 2007, 50.000 km, è una Clio comunque, vabbè, al suo mercato, e penso che con 3.000 euro ce la si può cavare. Beh, effettivamente sì, è una fascia di prezzo che può essere abbordabile per molte categorie, dai neopatentati alle piccole famiglie che non hanno un budget alto, ma anche ai cittadini che non vogliono spendere troppo per un'auto versatile. Esatto, poi ricordiamo anche che, dato i cavalli e il peso, è comunque una macchina che si presta ad essere utilizzata da dei neopatentati, quindi una macchina che si presta ad essere usata da molte fasce di utilizzatori. La tenuta di strada è buona, direi. Il telaio, che mantiene una buona rigidità durante la percorrenza della curva, rimane piuttosto stabile e rigido, tranne sul bagnato. Possiamo concludere che, nonostante le intemperie, il test drive è stato proficuo. Abbiamo provato questa macchinina con buoni risultati. C'è deluso? No, devo dire che non c'è deluso, un po' sull'aderenza sul bagnato, che lascia un po' a desiderare, ma comunque per il suo prezzo devo dire che è una grande macchinina. Bene, dai, allora vi salutiamo e al prossimo appuntamento di Ubierichi Auto. Scusa, ma il baule? Canocchiale, precursore del telescopio. I primi brevetti registrati sono olandesi e datati al 1608, anche se comunemente si attribuisce tale invenzione a Galileo Galilei nel 1609, per la brillante idea che ebbe di puntarlo verso il cielo e osservare gli astri. In soli 3 mesi pubblicò il Sidereus Nuncius, il primo trattato in cui il moto della Luna, di Venere e dei satelliti di Giove venivano descritti con dati tratti dall'osservazione diretta. Nacque così l'astronomia moderna e con essa la scienza moderna. I raggi X, scoperti nel 1895 dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Roentgen, vennero ben presto usati per diagnosticare osse rotte, tubercolosi, tumori o problemi dentali, grazie alla loro singolare capacità di attraversare la materia, rivoluzionando così la medicina tradizionale. Il nome X indicava la loro misteriosa origine.
Vennero infatti scoperti, quasi per caso, durante un esperimento sui fasci di elettrodi rilasciati da un elettrodo con carica negativa. La penicillina. Il biologo britannico Alexander Fleming scoprì nel 1928 che in una piastra di coltura contaminata dalla muffa i batteri non si riproducevano e così scoprì la penicillina, precursore dei moderni antibiotici. La scoperta passò però per molto tempo quasi del tutto inosservata, finché dopo la Seconda Guerra Mondiale Howard Walter Florey e Ernest Boris Chain misero a punto un sistema per la sintesi chimica del farmaco e iniziò la produzione industriale. Il computer, un suo prototipo, fu progettato dal matematico Alan Turing durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare i messaggi criptati dai tedeschi. Dopo la guerra, Turing sviluppò il primo computer con un programma caricabile, il Pilot Ace, che costava la cifra astronomica di 50.000 sterline ed era usato per i calcoli in campo ingegneristico e aeronautico. Ma nonostante i costi, il computer, formato da 800 valvole che ingombrava una stanza intera, aveva una memoria di circa 128 parole e poteva eseguire un'operazione per volta, impiegando tra i 64 e i 1024 secondi. La macchina a vapore fu il motore della rivoluzione industriale. Era già stata studiata dagli antichi greci e poi da Leonardo, ma fu realizzata per la prima volta dall'ingegnere scozzese James Watt nel 1756. Grandi macchine a vapore vennero installate nei pressi delle miniere per pompare l'acqua fuori dai pozzi. Il vapore esercitava una certa pressione su un pistone che creava nel cilindro un vuoto d'aria capace di risucchiare l'acqua al suo interno. La locomotiva. Alla fine del XVIII secolo il motore a vapore cominciava a diffondersi in ambito industriale e vi furono i primi tentativi di applicazione delle caldaie ai mezzi di trasporto. Il primo che riuscì a far muovere un veicolo su rotaia grazie alla forza del vapore fu l'inventore inglese Richard Trevithick, che nel febbraio 1804 costruì la prima locomotiva a vapore, funzionante per la miniera di Pendidarren nel Galles, in sostituzione a carri trainati dagli animali. La locomotiva era costituita da una semplice caldaia in ferro, con un camino posto presso la bocca di caricamento del carbone. Il vapore prodotto veniva convogliato dal cilindro orizzontale al lato opposto del camino e trasmetteva il movimento ad un asse motore tramite un semplice biellismo. La caldaia era dotata di una valvola di sfogo per le sovrappressioni. I missili. L'ingegnere tedesco Werner von Braun, al tempo della Germania nazista, lavorò ai missili V2, che vennero sviluppati alla fine degli anni 30 presso il German Rocket Test Center di Peenemünde. Il primo test fu effettuato nel 1942. I missili V2 molto veloci, 5.000 km/h, erano spinti da un motore a razzo alimentato da alcol e ossigeno liquido e aprirono la strada ai razzi spaziali. Nei mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto, 8 razzi V2 presi in Gran Bretagna dagli alleati vennero lanciati e studiati. E von Braun, consegnatosi agli alleati, cominciò a lavorare al progetto spaziale statunitense ed è oggi considerato il padre della missione che ha portato l'uomo sulla Luna. L'invenzione del telegrafo elettrico segnò la svolta nella storia delle comunicazioni a distanza. Tutto iniziò nel 700 con il telegrafo ottico di Sharp, una torre di segnalazione che grazie a due luci posizionati su due bracci semimoventi consentivano di creare 49 simboli diversi. I simboli potevano essere visti a una distanza di 8-10 km attraverso un cannocchiale. Nel 1837 William Cooke e Charles Wheatstone, inventori inglesi, brevettarono il primo telegrafo elettrico a 5 aghi e 5 fili. L'impulso elettromagnetico metteva in moto gli aghi,
A ogni combinazione corrispondeva una lettera dell'alfabeto. La posa dei cavi era però molto dispendiosa e nel 1840 venne rimpiazzata dal telegrafo di Samuel Morse, che con il codice di punti e linee, per cui serviva un solo ago e un solo filo, diede ulteriore impulso alle telecomunicazioni. Tutto cambiò con il telegrafo senza fili di Marconi nel 1896. Internet. Nel 1957 gli USA, in piena guerra fredda con l'URSS, in risposta al lancio dello Sputnik e allo sviluppo di bombe nucleari, crearono un'agenzia col compito di coordinare la ricerca nel campo delle telecomunicazioni militari. Il progetto, per una rete in grado di ricevere, elaborare e trasmettere informazioni anche se un suo nodo fosse danneggiato, di Lawrence G. Roberts, fu attuato nel 69, nel sud-ovest degli USA, e si chiamò ARPANET. Esso utilizzava un sistema di commutazione di pacchetto. Il World Wide Web, ossia una rete di computer mondiale ad accesso pubblico, fu lanciata da Tim Berners-Lee nel 1990, rivoluzionando così le comunicazioni. Il Flyer, il primo aeroplano, fu costruito nel 1903 dai fratelli Wright. Era una sorta di aliante dotato di un motore da 16 cavalli e volò per 12 secondi ad un'altezza di 40 metri. Questa invenzione cambiò completamente la percezione umana del mondo, rivoluzionando i trasporti. Benvenuti a Casa Pischi, oggi cucineremo delle ottime meringhe con l'aiuto del Bimby. Le meringhe sono state inventate nel XVIII secolo dal pasticcere svizzero di origini italiane Gasparini per conquistare il cuore della sua amata Maria. I due si incontrarono nella città di Meringhe, da cui deriva il nome meringa. Ora cucineremo insieme. Per gli ingredienti ci serviranno 360 g di zucchero bianco, 120 g di albumi e poi la frutta ci servirà per accompagnare le meringhe con un gustoso succo. Grazie all'innovativa Bimby potrai lasciarti guidare passo a passo da Bimby nella preparazione delle tue ricette, visualizzandole direttamente nell'avanzato touchscreen e lasciando che sia Bimby a impostare tempo, velocità e temperatura. Andiamo direttamente su ricette preferite e selezioniamo la nostra ricetta. Vediamo che il tempo di preparazione complessivo della ricetta è 2 ore e che la difficoltà è media. Possiamo anche notare gli ingredienti e i valori nutritivi. Vediamo che ogni porzione sono 18 kcal. Adesso iniziamo con la nostra ricetta. Separiamo ora gli albumi dai tuorli. Trasferiamo adesso il composto dal Bimby alla sac à poche e poi dalla sac à poche lo metteremo sulla teglia foderata di carta forno. Per completare
completare la nostra merenda adesso prepareremo un gustosissimo succo alla pesca. Per gli ingredienti ci serviranno 500 ml di acqua, 50 g di zucchero, 300 g di frutta a piacere, noi abbiamo utilizzato le pesche, e un limone pelato a vivo senza i semi.